Anche quando la serata sembrava essersi messa in discesa, l'Arezzo riesce a complicarsela e inciampare nella terza sconfitta consecutiva allo stadio comunale. Nell'anticipo contro la Pistoiese le cose si erano messe subito bene con il vantaggio firmato Moscardelli al primo gol su azione stagionale dopo aver rubato con astuzia un pallone alla difesa avversaria. Cutolo coglie poi una clamorosa traversa e il gol del raddoppio sembra nell'aria. Invece la squadra di Indiani esce alla distanza e proprio al 45esimo costruisce l'episodio del pareggio, fallo da rigore di Rinaldi su Luporini e l'attaccante Ferrari realizza dal dischetto. La ripresa è piuttosto bruttina e malgrado i 5 cambi Amaranto, fuori tra gli altri Moscardelli e Cutolo, dentro Luciani, Di Nardo e Di Santo, la gara sembra avviarsi verso l'1-1 e invece nel primo minuto di recupero Ferrari beffa l'Arezzo dopo un dribbling su Rinaldi. 7 gol subiti in 3 partite sono veramente troppo per la squadra Amaranto e la panchina di Bellucci sembra scottare sempre di più. Abbiamo perso campo anche, e nel secondo tempo potevamo e dovevamo essere un po' più aggressivi, però diciamo che più passava i minuti e più ci abbassavamo. C'è stata secondo me un'impennata a metà del secondo tempo dove siamo ritornati in partita, poi siamo calati e ho fatto i 3 cambi che ci hanno ridato un po' di vitalità. È logico che stiamo parlando ancora una volta di una sconfitta che è venuta in modo rocambolesco. E ancora una volta parliamo di disattenzioni, ma a prescindere a livello individuale, ma proprio nel momento della partita, perché non possiamo permetterci di prendere un rigore al 45esimo del primo tempo e un gol al secondo minuto di recupero, penso. Quindi c'è un grandissimo rammarico perché dopo un primo tempo fatto così, dove potevamo stare 2-0 tranquillamente, siamo andati nello spogliatoio facendo 1-1. Però non, questo non deve cambiare il modo di stare in campo. Potevamo bissare il primo tempo facendo un buon secondo tempo e potevamo portare la partita a casa. Invece stiamo ancora una volta commentando un gol preso al 47esimo del secondo tempo e i primi dispiaciuti siamo noi, io per primo che sono il responsabile della squadra.